Però l'oggetto più importante, quella cosa di fronte, è il tronetto, era in condizioni molto malandate. Il tronetto, poi ve ne parlerà la dottoressa Siddi molto più a lungo, il tronetto doveva scomparire dal vecchio altare perché con la riforma liturgica l'altare non può essere a spalle della mensa, ma deve identificarsi con la mensa, almeno quando è possibile. Il tronetto sarebbe rimasto dietro l'altare, dietro la mensa dell'Eucaristia, quindi nella riforma liturgica dovrebbe scomparire. Per cui si pensava di sistemarlo nel museo. Per portarlo nel museo abbiamo pensato di restaurarlo. Devo dire, prima delle altre notizie che darà la dottoressa Siddi, devo dire il mio compiacimento a Enrico Frappuccini e ai suoi collaboratori che mi hanno fatto un lavoro veramente molto molto bello. Io sono proprio, ce la faccio sudare, mi sto facendo sudare ancora adesso perché hanno finito di montarlo davanti a voi e qualcosa manca anche il drappeggio davanti. Però mi pare di poter dire che è veramente un restauro di grande, grande importanza. Anche questo è stato fatto grazie alla collaborazione e all'interesse della Congregazione del Santissimo Sacramento, che è anche proprietaria di questo oggetto, come di tanti altri oggetti, e quindi anche questo arricchirà il nostro patrimonio. Io ho sempre creduto che il bello possa elevare le persone. Credo che non eleva le persone soltanto, diciamo, l'istruzione, le conoscenze, ma penso proprio il bello, il vedere le cose belle promuove la società, fa crescere. E ci stiamo impegnando in questo, tentare di fare più bello questo quartiere e comunque di far riappropriare agli abitanti, a chi ci sta, il proprio patrimonio. Tutto questo ha creato anche qualche diverbio, qualche contrasto, tempi passati. Oggi non ho intenzione di farlo, anche perché oggi è Giovedì Santo, e tra poco è Pasqua, quindi ci mancherebbe altro. In genere fate Natale, questo è il problema che io. E quindi voglio dire che il recupero del nostro patrimonio, secondo me, è un fatto di promozione del quartiere. Qualche segno di questa promozione iniziata e che stiamo perseguendo, io penso la stiamo già raccogliendo e speriamo che la cosa continui. Poi vedrete nel cisternone ipogeico dove è allestita la mostra di Franco, vedrete anche quest'altro spazio espositivo. A questo punto però, perdonate un po' la vanità, lo voglio proprio dire, che il cisternone l'abbiamo voluto soltanto noi della parrocchia. Soltanto, dico soltanto, non sto dicendo insieme con qualche altro, soltanto. Cociutamente abbiamo creduto nel recupero di questo spazio, lo abbiamo recuperato spendendo 80 milioni di soldi raccolti dalla parrocchia, non c'è una lira di contributo pubblico. E questo così perché si sappia come stanno le cose, poi Mario può anche essere definito ormai miliardario, ormai mi dico tante cose. Comunque, e quello che ho fatto, credo di, posso dire, di aver fatto anche in prima persona, grazie alla collaborazione stretta, molto amichevole, dei progettisti, degli amici carissimi Augusto Garau e Giulio Lai, abbiamo fatto questo lavoro che secondo me è un lavoro bello, utile per il quartiere. Io spero di poterlo utilizzare, farlo utilizzare con tante mostre. Questa è la prima, mi ero impegnato con mio amico Franco a inaugurarla con la sua mostra e così abbiamo mantenuto la promessa, come mi piace fare, mantenere le promesse. Inauguriamo con questa, io spero che ne faremo altre. Abbiamo in progetto per esempio una mostra delle carte geografiche di una bella collezione. Speriamo di farla, se qualcuno ci aiuta, però se ci assiste, perché occorrono veramente. Occorrono aiuti. Se voi notate, io oggi non ho invitato nessuno. Altre volte ho invitato sindaco, presidenti vari, arcivescovi, vescovi. Questa volta non abbiamo invitato nessuno, ma per nessuna ragione, per non fare le cose, per non enfatizzare molto. Io penso che questo oggetto qui meriterebbe molti onori, molti, molti elogi, ma chi vorrà vederlo, vedrà poi a vederlo, eventualmente. Voglio dire l'ultima cosa, ho finito, questo restauro è costato all'incirca 28 milioni, questo così anche perché si conosca anche che tipo di impegno comporta sotto il profilo finanziario.
E credo che anche per questo la congregazione, il Santissimo Sacramento, Dottor Tidu e gli altri amici possano essere soddisfatti del lavoro fatto, quindi possiamo essere grati a Enrico Frappicini e ai suoi collaboratori, e credo che anche questo sia un altro segnale molto preciso che noi lanciamo un po', oltre che appartiene anche alla città, sulla volontà, sulla voglia di far recuperare, far rinascere, di rivitalizzare questo quartiere. Grazie della numerosa vostra presenza e partecipazione. Dicevo che questa è l'opera più importante di un gruppo di almeno sette, ci sono due lampade sempre nel museo, c'è un turibolo, c'è uno stensorio, ci sono altri oggetti, insomma, sempre punzonati, sempre di sicura importazione genovese. Ecco, allora due parole su questa importazione, come mai in Sardegna abbiamo le importazioni genovesi? Beh, non le abbiamo solo nel settore dell'argento, in tutta la Sardegna troviamo opere di importazione genovese o di realizzazione genovese sia nell'ambito dell'intaglio del legno, nella pittura su tela, anche addirittura nella lavorazione del marmo ancora di più. E addirittura anche tra gli architetti, sappiamo che erano i lapicidi liguri quelli che hanno costruito e ampliato la cattedrale di Cagliari e lo stesso Duomo di Ares, così come abbiamo conoscenza di nomi di pittori genovesi che realizzano diverse pitture, diverse tele, soprattutto nel Seicento. Beh, una basti per tutte, quella che trovate nella cattedrale, nella Pinacoteca di Cagliari, quella attribuita a Orazio De Ferrari, che viene dalla chiesa di Santa Agata di Quarto, realizzata proprio da questo artista genovese. Abbiamo una bellissima pala d'altare anche nella chiesa dei Cappuccini a Oristano, sempre di un pittore genovese. Come scultori, ecco, per la stessa chiesa di Sant'Eulalia nel 1600, un cager, quindi un falegname, diremo oggi, genovese, realizzò otto sedie e si dice addirittura, come capitava spesso nei documenti, che dovevano essere simili a quelle che esistevano nel Duomo di Cagliari. Il Duomo di Cagliari la faceva sempre da padrone, cioè un esempio da imitare, era ovviamente la chiesa primaziale, quindi il Duomo di Cagliari. Le importazioni genovesi però diciamo che sono molto più nutrite nel 6, nel 700, in particolare ancora nell'800. Quest'opera che voi vedete è datata precisamente dal Punzone al 1817, perché spesso oltre la torretta veniva inserita anche la data precisa di esecuzione dell'opera, quindi 817. Sappiamo però che importazioni genovesi esistevano già nel Medioevo. Abbiamo una notizia così anche abbastanza simpatica. Villamar nel 1495 viene fuso un bacile col punzone della città di Genova per realizzare un nuovo stensorio. Non ci deve meravigliare questa tradizione, questa usanza di fondere dei vecchi argenti per realizzare di nuovi. È una cosa che continua, che sussiste, che continua nel 7 e nell'800 ed è probabilmente dovuta al fatto che c'erano già delle opere in argento, magari erano malamente sistemate e si voleva magari creare degli oggetti più moderni secondo il nuovo stile barocco, e quindi si fondeva e si faceva di nuovo, quindi non vi deve meravigliare assolutamente. Ecco, voi avete davanti questa stupenda opera che ha dato poi delle sorprese incredibili quando è stata smontata, ne accenno solo, prima che il signor Frappicini sarebbe stato bello riuscire, ma quello si farà in seguito, a esporre anche quello che era il supporto di questo oggetto, perché ovviamente non è tutto un argento, aveva un supporto in legno sopra il quale erano state applicate queste lastre d'argento. Anche le croci processionali erano realizzate così, un supporto in legno, altrimenti sarebbe costata tantissimo, e poi le lastre che coprivano per impreziosire l'oggetto. Ecco, qui al di sotto di queste lastre in argento, invece che trovare il solito supporto in legno appena abbozzato, abbiamo invece trovato un'altra opera d'arte che è per volontà di Don Mario, ma anche diciamo appoggiato dal nostro parere, si è pensato di dividere, cioè si è ottenuto due opere, come si dice, due piccioni con una fava. Insomma, si è riuscito ad avere l'opera in scultura, che è molto bella, perfettamente realizzata, e si è creato un nuovo supporto, un collaboratore, lo vedete qui, non ricordo il suo nome, signor Sirigu, che ha realizzato un nuovo supporto che si adattava meglio oltretutto a poter appoggiare la lastra d'argento, che in quel caso prima invece si era dovuta adattare a un supporto che probabilmente non era il suo.
Il fatto che fosse così ben scolpita, sinceramente a me, ma penso che anche il signor Frappicini sia d'accordo, ci ha fatto pensare a un altro tipo di utilizzo, cioè probabilmente in origine non si voleva realizzare un tronetto con la lamina d'argento, probabilmente si voleva realizzare il legno, poi magari dorarlo con l'oro zecchino, come si usava abbastanza, ne troviamo anche in altre parrocchie, espositori tutti in legno ricoperti dalla foglia d'oro zecchino. Evidentemente poi qualche generoso donatore ha dato poi soldi invece per realizzarlo direttamente in argento e quindi si è pensato di usare, io suppongo, ecco, penso che possa essere la risposta più ovvia, si è pensato invece di coprirlo, di preziosirlo con una lamina d'argento. Era abbastanza comune, insomma, questo di, soprattutto nel periodo dopo il Concilio Tridentino, l'altare, ecco, a differenza di oggi, come dice Don Mario, che ha perso il grande altare barocco, ha perso la sua funzione, è diventato ormai uno scenario, quello che conta oggi è la messa rivolta al popolo, ecco, il posto proprio, il fulcro della cerimonia liturgica. Un tempo invece il fulcro era l'altare barocco, con questo grande espositorio, erano delle norme precise, soprattutto San Carlo Borromeo le aveva dettate anche per iscritto, e bisognava dare lustro all'espositorio, che era il punto più importante, doveva contenere, veniva utilizzato nelle 40 ore, quindi proprio in giornata di oggi siamo in pieno tema, per esporre il Santissimo e l'adorazione dei fedeli. E allora qual era la tendenza di questo tipo di arte? L'arte doveva aiutare il fedele doveva essere coinvolto il fedele anche emotivamente, e come se lo si poteva coinvolgere? Creando uno scenario sacro, questo teatro sacro, che doveva commuovere anche sulla base della sua bellezza, ecco, torniamo alla bellezza, e anche alla preziosità sia della tecnica decorativa, e qui lo trovate da vicino, poi lo potete vedere con quale bravura, con quale perfezione, con quale raffinatezza è stato per esempio realizzato i fioroni dell'abito dei due angeli inginocchiati che vedete ai piedi. Così come il traforo della parte superiore della corona, quella parte traforata che sta lì, che trovate la decorazione, diciamo, della base della corona. Ed era proprio anche la preziosità dell'argento, con la sua luce, con i suoi riflessi, anche la simbologia della luminosità, che serviva proprio per ancora più impreziosire questo oggetto così importante. Non so, un'ultima cosa, forse sullo stile, ecco, ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche del barocco, questo tempietto, diciamo, che riprende un pochino il prototipo berniniano che noi troviamo nella chiesa di San Pietro a Roma, e ha fatto un po' da prototipo per tutta questa serie di tabernacoli che vengono realizzati, diciamo, dal barocco in poi. Qui ovviamente siamo nel primo 800, quindi siamo già in piena età neoclassica, e in effetti un po' di questo stile lo vediamo soprattutto negli angeli, come vediamo quella plasticità, quella morbidezza che è tipica del barocco, la troviamo un po' raggelata, ecco, e questo è ovviamente dovuto al periodo diverso nel quale esso è stato realizzato. Niente, io penso di aver detto abbastanza, ecco, passerei la parola al signor Frappicini, che sicuramente entra un pochino più nel merito dell'intervento che lui ha fatto per riportare al suo splendore questa stupenda opera. Vi ringrazio. Sulla sorpresa più grande che abbiamo avuto, che è stata questa di trovare, una volta tolte le lastre d'argento, questa bellissima scultura in legno, che è di pregevole fattura, e per cui abbiamo dovuto affrontare il problema di rifare il nuovo supporto, che è stato abbastanza arduo, perché non si trattava di riprodurre semplicemente il vecchio, perché il vecchio, essendo già una scultura compiuta, in realtà era un supporto, diciamo, un po' in cui le lastre erano state messe un po' forzate, le lastre d'argento lo ricoprivano, e abbiamo quindi dovuto ristudiare un po' tutta l'impostazione del supporto in modo da ridare all'argento una certa maggiore aderenza. È stato un lavoro abbastanza lungo, quindi sia per l'amore, un'opera che montato, adesso la vedete, raggiunge i due metri di altezza, ed è una lavorazione dell'argento molto molto bella, è un tutto tondo quasi tutto tondo, è realizzato in sbalzo,
è uno sbalzo molto profondo di una che denota un'abilità tecnica che un'abilità tecnica incredibile. E tra l'altro non è neanche un oggetto molto pesante, io ho pesato le lastre che lo compongono e non arriva neanche a 10 kg. Se consideriamo che non sono molti, se consideriamo so, per esempio la croce di Sant'Eulalia, che è conservata nel tesoro di Sant'Eulalia, quella di Giovanni Mameli, è una croce che pesa sui 7-8 kg, pur essendo un oggetto molto più minuto, diciamo, rispetto a questo che è monumentale come oggetto. Bene, per quanto riguarda il restauro poi dell'argento più in particolare, posso dire che noi abbiamo cercato semplicemente di levare un po' del grande alimento che ricopriva tutta la superficie del tronetto e poi anche di cercare per quanto possibile di tornare un po' alle forme originali delle varie parti che si presentavano in molti punti ammaccate, deformate, vistosamente ammaccate come conseguenza di numerosi urti che sicuramente ha subito nel corso di questi ultimi due secoli. E la messa in forma è stata eseguita con attenzione in modo da non inventare, diciamo, per cui non era facile, più di punti era veramente completamente scacciato. Per cui noi ci siamo anche fermati a un certo punto quando ritenevamo che di essere arrivato più o meno a una definizione che rispettasse un po' una possibile forma originale, con tutte le riparazioni, i restauri precedenti, tra l'altro, per alcune parti hanno già subito restauri, non so, abbiamo dei nasi che sono stati rifatti, anche un po' solamente, magari non in maniera perfetta. Comunque noi abbiamo rispettato anche questi vecchi restauri, perché sono comunque penso di una certa epoca, perché non abbiamo notizie recenti dei restauri dell'opera. È stato un lavoro entusiasmante comunque, io devo dire da parte mia, è stato vissuto da molte persone, non solo da me. Ho avuto la collaborazione di diversi professionisti, sia lo scultore che si è incaricato del rifacimento specialmente delle figure, Angelo Sirico, il falegname che ha composto la nuova struttura, la parte architettonica, diciamo, la base, le colonne, la cupola con un grande rispetto insomma, delle misure originali anche del supporto, del vecchio supporto, in modo che le lastre potessero poi essere montate. Poi i miei vari collaboratori, Davide Cano, Davide Ursa, che hanno reso possibile la realizzazione di questo restauro. Mi rendo particolarmente lieto il fatto che la Marina riprenda nuovamente questa perla, bellissima opera. Buonasera a tutti e benvenuti. Dunque, prima di donare sul microfono il relatore che appunto schianta tempo spiegai e ti ho fatto il tassioso e poi ti sagattà usoi, ma così raccontai in pago quello e i testetti a questa festa che vado dal Duidi ogni anno, questa devo fatta e ita speravo di fare. E ho fatto un libro piccolo, questa possibilità di nostas, che cerca di raccontare in questo primo quadrano di esperienza, ormai che è diventato 5 intanto, e te succede. Sicuramente noi ho pozzi buoni, dottor Soperas, da dottor Spittore.
so scultore, so comunque artista che punti benio su, ma te punaga non manco questa sia volontà di nostra. Non si possa dire, noi o boffio che benessi artista a dimostrare canto bravo quanta, canto valentia lui vuole in sati solo. Ma io voglio che i benessenti possa cattare, io voglio dire, sono pari, a fare atti come gli atti fosse che io conosco del babbo nostro, atti vuoi fare, atti vuoi vivi, atti vuoi essere utili a noi, a tutti e quindi a questa comunità. Ed io sono convinto che in una comunità come te siete duilli, ma credo come te esatto pure, sia tutti la sagattà io a di, che insieme al maestro sei scienti, ma tutto con questa stessa sensibilità, la stessa gatta e bibi, o grazie pro bello, e o grazie pro giusto. Devo che andavo pensato di fare questo libro, ormai come te cosa sa me, da quando si era con pensamento, ma chi ora, vi causa ci causa di fare. Questa possibilità di nostra. Dopo un anno veniva già in fatto e già è pronto, quando amico sa tutto, mantinavo, ma è possibile che fai sempre tutte le spese tue, se avete una prova se domandare, vuoi essere di qualcuno di interesse, e quindi a traballo finio, quindi serrao, senza manco questa possibilità che ci può di in mouse, come succede sempre, ti ho una cosa, ma mi indiona su altra. Devo appunto, e sa proposta a fare due proposte, e due proposte se non ho, vuoi essere una cosa pubblica e una cosa privata, chi una raccanò, l'altro può essere chi ne ricaggia. Devo ringraziare tutti i due aspetti, aspetta che a te questa proposta è stata fatta all'assessore della cultura della provincia Castello, in questa persona di Adriano Sale, si chiesti noi e spero di voi alzini, e le braccia si hanno un contributo con questa cosa donato. Poi dopo fatta alla direzione della banca Sassari, a Sassari, in questa persona di un altro che mi è capitato sulla strada che conosci, il dottor Mario Zitta, chiesti noi. E il suo andava a noi, pure si va di un'iniziativa ben fatta e poi avrai con i suoi territori e vivi in pari tutto ciò che è possibile, ti ho dato il suo contributo. Quindi grazie, ma a sua volta questo tu che si è aiutato a realizzare questo catalogo che chiesto appunto 4 anni di esperienza a Twini. Grazie e noi siamo di nuovo. Bravo di nuovo, grazie di tutti e tutti. Io sono solito, sono solito nelle situazioni pubbliche e questa è una situazione particolarmente pubblica, iniziare dichiarando il mio imbarazzo, un imbarazzo che di solito riguarda la mia inadeguatezza all'oggetto, al tema, e il più delle volte naturalmente è una sorta di captatio benevolentiae, come si dice, no? Qualche altra volta questo imbarazzo è autentico, è reale, e direi che questa volta è proprio una di quelle volte in cui l'imbarazzo non solo è reale, ma a molta profondità, molto spesso. E devo ricominciare a dire perché. Quando Franco Madau mi propose di discutere di questa collettiva che lui organizzava a Twili, in sotto di Twili, la organizzava intanto nel suo farsi, si trattava di assistere appunto alle operazioni nel corso di questa giornata in cui le opere nascevano e poi si sarebbe trattato di leggerle, per così dire, e contemporaneamente mi propose anche di leggere le precedenti manifestazioni che si erano svolte nel corso di 2-3 anni prima. Il mio imbarazzo riguarda prima di tutto il fatto che con le collettive c'è sempre il problema di riuscire a individuare una soglia comune, una cifra che possa essere assunta come connettivo di una pluralità di linguaggi.
Tanto più che, trattandosi di una collettiva nella quale è per esempio assente un tema, un punto di convergenza che in qualche modo determini, come dire, situazione dialogica, determini un equivalente generale a cui tutti si rapportano, rispetto a cui tutti cercano di autodefinirsi definendo il tema, ecco, in assenza di tutte queste condizioni la collettiva si dava come qualche cosa di estremamente caotico, estremamente casuale, che avrebbe reso arduo, eccezionalmente arduo, il compito di lettura. Quando mi sono interrogato circa il fatto se occorresse dare una lettura di tipo estetico, fare la lettura che di solito fa il critico d'arte, appunto, mi è parso che probabilmente questa lettura, date anche le intenzioni e data la natura della situazione, fosse la cosa più impropria. È vero che quando si mobilita, come si dice, uno che da tempo professa una cosa che si chiama critica d'arte, ci si aspetta da lui che faccia una lettura di tipo estetico-artistico. Bene, queste armi, questi strumenti del mestiere, non mi è parso di doverli mobilitare. Non tanto perché nella rassegna non fosse presente nulla che non valesse la pena di leggere in questi termini. Li guarderei bene dall'affermare questo. Ma perché probabilmente il metro, diciamo, di lettura, il tipo di approccio più adeguato e più idoneo per entrare in una manifestazione come quella, e soprattutto per tentare di coglierne lo spirito, il senso, l'intenzionalità, avrebbe potuto essere molto più coerentemente, molto più adeguatamente, per esempio, un metro di tipo antropologico che non un metro di tipo estetico. Perché poteva cadere con molta proprietà su questo versante, sì, di chiedersi se in quella manifestazione quello che veniva emergendo fosse un dato di tipo, per così dire, appunto artistico, qualitativo, estetico, o un dato di tipo socio-antropologico e probabilmente anche qualche cosa di più. Mi è parso, ecco, che proprio questi elementi fossero prevalenti. Che cosa c'è di antropologico in una questione come questa? Ebbene, io direi innanzitutto che il dato più forte che è possibile cogliere in una cosa come questa è la prepotente emergenza di un bisogno di soggettività, di carattere, di un bisogno di oggettivazione, appunto, di qualche cosa che forse il contesto oggettivo nel quale alla persona qui in Sardegna è dato di vivere, un contesto oggettivo che poi si presenta in termini anche più condizionanti quando si tratti di paesi dell'interno, di paesi non spiccatamente urbanizzati, voglio dire, ecco, questo elemento della soggettività, della persona, vale a dire tutte le valenze, diciamo, della possibile realizzazione del sé, subiscono, per un verso o per l'altro, per una ragione o per l'altra, subiscono una serie di condizionamenti che finiscono con l'essere di tipo fortemente depressivo. Noi, per esempio, abbiamo un'esperienza socio-antropologica che è felicissima per quanto riguarda la comunità, in quanto comunità che, per esempio, salva, comunità che viene a costituire la nostra identità, a darle contenuto, a riempirla di valenze
progettuali positive, e quasi sempre si parla di una comunità come la nostra, come di comunità organica, si parla di situazioni nelle quali le coordinate di tipo esistenziale si incontrano subito nel modo di essere, nei costumi, nei codici che la comunità ci impone e anzi vorrei dire ci costringe immediatamente a mutuare e a vivere nella misura in cui se ne fa parte. Ed è vero che quando la comunità si scioglie, si frantuma, si disgrega, è vero che entrano in crisi, per esempio, gli elementi che costituiscono i sostrati profondi dell'identità personale. Quando la comunità è in crisi, molto probabilmente entra in crisi anche la persona. Quanto più la comunità è compatta, tanto più la persona, l'individuo, il soggetto, il singolo, riescono a trovare punti di riferimento, ancoraggi per così dire, al contesto, che sono fortemente salvifici, fortemente soteriologici, come ama dire qualcuno, nel senso che si acquistano sicurezze, si fondano, ecco, elementi appunto forti di identità, perché il terreno è buono. Questi naturalmente sono gli aspetti positivi della comunità, gli aspetti che piacciono molto per esempio agli etnologi che osservano una comunità come la nostra, ci ritrovano tutti i tratti della grande comunità etnologica, che è un elemento appunto rinsaldante e compattante, no? Di tutti gli elementi psicologici della persona. C'è però tutta una serie di versanti altri rispetto a questi positivi che parlano il linguaggio della coazione, il linguaggio del condizionamento negativo, il linguaggio del limite, il linguaggio cioè di tutto ciò che viene vissuto dalla persona in termini di sofferenza. E in effetti, ad aver avuto esperienza della comunità, soprattutto nei paesi dell'interno, è facile riconoscere quanto la comunità talvolta abbia potuto pesare nell'impedire a una persona di realizzarsi secondo i propri ottativi, secondo le proprie aspirazioni. Perché? Perché spesso queste aspirazioni possono aver avuto una configurazione di tipo tangenziale, presentarsi come elementi centrifughi rispetto ai nodi focalizzanti dell'ambiente e della comunità. La comunità in questo caso interviene con una sorta di controllo sociale e, per così dire, frena, smussa, amputa, spesso violentemente amputa, ecco, queste valenze di tipo soggettivo. E allora la soggettività da noi è una dimensione sofferente, è una dimensione in pena, è una dimensione che conosce vicende certamente più difficili di quanto non possa accadere in altri ambienti. Non è un caso, per esempio, che in una società come la nostra non siano mai nate a livello di alta cultura espressioni che vengono di solito considerate come le espressioni più tipiche della soggettività emergente. Per esempio il pensiero di tipo filosofico. In Sardegna non esiste una cultura filosofica, non esiste una coltivazione del pensiero come ricerca, come esplorazione. Perché? Quali sono le ragioni? Le ragioni profonde sono certamente, a mio avviso, quelle che rimandano al tipo di condizionamento che la comunità ha esercitato
del tipo di sviluppo mancato o del tipo di strozzature determinate alle radici della soggettività. E allora questa soggettività che viene sofferta e patita in questi termini e che tuttavia è presente come pulsione, come forza che cerca vie d'uscita, tenta le vie d'uscita che sono in qualche modo consentite. Consentite perché ritenute, come dire, innocenti, non pericolose, non inquietano nessuno, perché appunto non entrano in contrasto con i codici comunitari. Queste dimensioni di cielo aperto della soggettività, io direi che sono la pittura, le arti figurative e la musica e naturalmente certe forme di poesia. Se la poesia da essere per esempio satirica, pungente, mortace, inquietante da questo punto di vista, ecco, anche la poesia subisce condizionamenti forti e viene frenata. Ma se è poesia, supponete, lirica, poesia bellissima come quella della nostra Saffo, è una poesia che non solo viene tollerata dalla comunità, viene incoraggiata. Viene incoraggiata e come dire, spinta, no? Perché se ne riconosce la ricchezza, la preziosità, se ne riconoscono le ricadute interessanti all'interno della stessa comunità, la dimensione ludica che essa sviluppa, la dimensione di liberazione innocente, bene, questo è un elemento di arricchimento. Se le cose stanno così, non mi stupisce più che in Sardegna ci sia una miriade incredibile di pittori, una quantità veramente alta di pittori e di poeti, tanto che io credo si possa sostenere, ma altri prima di me l'ha già sostenuto, che si possa parlare della Sardegna come di isola di pittori e come di isola di poeti. Io estremizzo le cose arrivando a dire che dietro ogni lentischio, dietro ogni roccia, ogni pietra, a dai segul di onzimatta, va sempre vattiuno, chi prova da soscolorese, o chi denta da devone rappare, paraurasa in rima. Appunto. È un'attitudine, è una disposizione a tal punto endemica da noi, quella di far poesia o di dipingere, o gli equivalenti del dipingere figurativamente parlando, che per esempio il plasmare, il fare, per cui sarebbe impossibile, secondo me, tentare spiegazioni in termini di vocazione, di talento, nei termini cioè dei molti versanti dell'irrazionale, no? Che qualche volta sono stati, per così dire, esplorati e mobilitati, a spiegazione di questa diffusa attitudine, mentre una ragione di tipo forte sta proprio nelle istanze, nelle esigenze, nelle pulsioni, nel bisogno prepotente, cioè di emergenza di questa soggettività, compressa comunitariamente e, come dire, con diritto di esistenza, proprio in queste dimensioni. Allora, il solito deduivi di Franco Madau ai primi di settembre di ogni anno, noi assistiamo a questa eccezionale performance, un autentico rituale, per così dire, liberatorio della soggettività, che non può non essere letto e non essere valutato secondo queste significanze di tipo socio-antropologico, che sono, direi, molto specifiche di una realtà come la nostra.
poco importa che poi si tratti, come dire, di una situazione nella quale molti si incontrano, come dire, manovrando strumenti alle prime armi. Poco vuol dire, secondo me, che ci sia o non ci sia una dimensione qualitativa. Molto invece vuol dire che in una dimensione come questa, in questa dimensione che continuo a definire di cielo aperto, è grazie a Franco Madao che apre uno spiraglio di, certo, di cielo aperto in, questa, in questo frangente, ecco, quello che si viene configurando è un fenomeno di questo tipo, un fenomeno di liberazione del io, dei legami.